Maglione, quella di spezzare il ritmo nel secondo tempo, perché io non so chi di voi ha detto bisognava tenerci il 3-2, ma cioè, non è che tu decidevi quale risultato tenerti, ti stavano bombardando all'andata. Sì, cioè, Alisson ha fatto 3 miracoli, no? Sì. Quindi non è che tu dici decidiamo di tenerci il 2-2, se no io decido di tenermi il 2-1, vinco a Lione, no? È fatta. Là ti stavano bombardando. L'esperienza, ragazzi, secondo me è anche quella di saper perdere, spezzare il ritmo dell'avversario quando ti sta sovrastando. Io su quello non me la prendo con i giocatori del Lione, però io, siccome sono uno che pensa male, ma come si dice il proverbio, pensa male se fa peccato ma spesso ce la zecca, se l'avesse fatto la Roma, allora cominciavano a munì a rotta de collo. A Lione invece qua è stato permesso, perché non se ne è parlato. In più il gol annullato è regolare, l'abbiamo detto, che era regolare. Io là vado 3-1, perché poi mi dice invece guarda il Barcellona, che per carità nessuno vuole mettere a Roma col Barcellona, cioè guarda il Barcellona, gli è riuscita la remontata, gli dai due rigori dubbi, alla Roma gli dai il gol regolare. No, sicuramente siamo stati penalizzati, certo, per quel di più, cioè, che ti serve per fare la rimonta ti viene negato, oltre i tuoi demeriti. Oltre ai tuoi demeriti, oltre anche alla buonissima partita del portiere francese, insomma. Assolutamente sì. Perché poi anche lui, anche Alisson ha fatto in modo, secondo me, che la partita fosse fosse aperta fino all'ultimo, specie sull'ultima azione. Sull'ultima azione, insomma. Gran parata. Diciamo che una certezza ce l'abbiamo, questo strano che comunque... Se va visto che Cerny, come sembra, deve andare via, perché il prestito secco vuol dire che se l'Arsenal vuole se lo riprende, tu comunque hai un signor numero uno, sì, tra i portieri. Sì, infatti siamo coperti, molto contento, insomma, della sua prestazione. E certo, contro Lione, appunto, Bruno Perez male. Mario Rui invece ne parlavamo prima. Sai, è nell'atteggiamento poi che, perché poi dopo su Bruno Perez contro Lione, io Spalletti chiaramente sa che a destra adesso c'è due alternative: o Bruno Perez o giocare con la difesa a 4 con Rudiger, cosa che abbiamo visto il secondo tempo contro il Sassuolo, quando ha dovuto far entrare Dzeko per far alzare il baricentro della squadra. Che tu te metti a palleggiare dentro l'area di rigore, no? Come ha fatto Perez contro il Lione, fai 3-4 tocchi, no, di palla, fai vedere che sei un buon palleggiatore, poi fai quel tiro che va a finire a 2 metri alla destra di Lopez. Cioè, è nell'atteggiamento che tu non ci stai, tant'è che Spalletti, e perché non ne poteva più e perché serviva maggiore spinta, mette Sharawi un secondo dopo che Perez fa quel tiro. Sì. Cioè, adesso sono già due partite che chiaramente Perez sarà fuori nel momento in cui serve il cambio che possa essere decisivo, cioè, perché quelli sì, sono cambi tattici, ma nello stesso tempo Spalletti, come dice, prende una falla con dei piccioni, leva il peggiore in campo fino a quel momento, che era Perez col Sassuolo e Perez col Lione, e mette Sharawi e mette Dzeko contro il Sassuolo, cosa che non poteva fare dall'inizio, perché se tu parti con Sharawi dall'inizio, magari parti troppo spregiudicato contro il Lione, e abbiamo detto tutti quanti che bisognava pensarla, ragionarla quella partita, e contro il Sassuolo Dzeko mi pare evidente che non poteva giocare dal primo minuto. Sì, su questo però possiamo dire anche che Dzeko, anche inventandolo, come dire, trovargli una formazione in sostituzione diventa veramente arduo, più di altri. Allora, secondo me qui un errore Spalletti l'ha fatto, nel senso, ma è un errore che ci può stare, è un errore che ci può stare, perché noi l'altro anno, ragazzi, avevamo che la Roma, se non erro, ha chiuso il campionato con il migliore attacco, già aveva fatto soltanto 8 gol e la Roma giocava col tridente leggero. Quindi secondo me si è pensato che quando mancasse Dzeko, io anche ero convinto di questo, lo dico, faccio ammenda, che
in assenza di Dzeko si potesse giocare con il tridente leggero. Però quest'anno che è successo? Che Dzeko ha fatto una grandissima stagione, non solo nelle realizzazioni, ma anche come punto di riferimento per la squadra nei momenti di difficoltà, perché lui là davanti fa tutto, fa anche il regista, fa quando gli scaricano la palla, perché poi dopo lui smista per chi si inserisce tra gli esterni, ed è diventato un punto fondamentale, al punto tale che se tu lo vai a togliere è impossibile reinventare un altro gioco senza di lui, perché tu chiaramente vedi anche una cosa, che quando non c'è Dzeko anche Szczęsny cambia modo di giocare, perché non ha più la soluzione di servire Dzeko con la palla profonda che possa poi smistare, e serve soltanto gli esterni. Se voi vi ricordate alla seconda di campionato Cagliari-Roma, e Dzeko al primo tempo non c'era, Szczęsny sbaglia 5 rinvii, tutti su Bruno Peres naturalmente, perché deve cercare per forza il terzino a cui servire la palla. Lo serve peraltro male, qua Peres non c'entra niente, è per fare un esempio, lo serve peraltro male, e quando lo serve, visto che ci mette 3 ore per servirlo dalla porta, c'ha gli avversari addosso. Perché? Perché non può lanciarlo lungo, perché la prima punta non c'è. E Dzeko il primo tempo a Cagliari non c'era. Questo succede tutte le volte che Dzeko non gioca, perché chiaramente tu devi tutte le volte inventarti una soluzione alternativa, che non è facile trovare, perché va a togliere dalla squadra un punto di riferimento che, se non è il primo in assoluto, è tra i punti di riferimento più importanti della squadra. Perché poi dopo allora devi scegliere, dice, servo Peres o Florenzi, chi per lui quando gioca, oppure servo Perotti che gioca più alto. Il portiere là perde tempo a decidere, e se c'è Dzeko invece non perde tempo, perché se vedi terzini marcati serve la prima punta. Io questo ci ho fatto caso. Questo è quello che esce fuori, insomma, anche dalla partita contro il Sassuolo, dove comunque sono eliminati 3 punti importanti. Senti, prima di parlare anche dell'Empoli, no? Vorrei trattare con te, visto che so, insomma, che ne vuoi parlare, ne voglio parlare anche io, appunto, di Spalletti, no? Spalletti, come dire, il Don Chisciotte che si immagina i nemici, oppure Spalletti effettivamente attaccato, messo in croce da tutta una serie di personaggi che poi, appunto, senza generalizzare, ma i nomi sono anche abbastanza noti, direi, che invece cercano in tutti i modi di screditarlo, ci hanno provato prima che lui arrivasse e ci continuano a provare giorno dopo giorno. Poi gli insulti sono soprattutto a livello personale, difficilmente per le... esatto, difficilmente il suo lavoro. Pronto? Sì, ci senti? Male. No, ti dicevo, non so se hai sentito la domanda. Appunto, sì. Spalletti o si inventa i nemici? Cioè, è uno Spalletti, appunto, che vede i nemici dove non sono, oppure effettivamente Spalletti, da una serie di personaggi che girano attorno all'ambiente romano, è messo, come dire, in croce, è insultato anche a livello personale? No, Spalletti non si inventa niente. Cioè, chi si inventava i nemici era Mourinho, che ci ha costruito una carriera. Cioè, l'Inter rubava le partite e poi Mourinho faceva la vittima e vedeva i nemici. Era quello il discorso di Mourinho, che però pagava molto, perché là a Milano comunque la tifoseria era compatta. Qua no, qua Spalletti non si inventa niente, cioè lo sappiamo tutti quanti. Io forse non ho avuto modo di, ma forse l'ho detto l'ultima volta, è stato mandato un messaggio a Pallotta da qualcuno dell'ambiente della carta stampata, che pregava il presidente Pallotta di non prendere Spalletti perché era ritenuto da lui una persona pericolosa. Questo lo dice Spalletti in conferenza stampa, al punto tale che il giornalista gli dice chi è, e Spalletti risponde: mi serve che mi dia il permesso il presidente, ma ci sto lavorando su. Quindi Spalletti non si inventa niente.
Spalletti, tra l'altro, non è un mistero che nel 2009, quando se n'è andato, forse con qualcuno di loro non si era lasciato bene, e quindi poi quando è tornato questi non vedevano l'ora, perché si sarebbero coalizzati, e questo lo dico perché la conferenza stampa prima di Roma-Sassuolo, che pure quello è stato un altro bello spettacolo, si sono, diciamo così, coalizzati il giornalista della Gazzetta, e io non faccio i nomi perché è sempre pericoloso, però le potete andare a sentire, e il giornalista del Corriere dello Sport, dove l'uno prendeva le parti dall'altro, tant'è che Spalletti gli diceva: ma tu state zitto, perché è chiara che da parte dei giornalisti che si vuol fare una guerra. Beh, è sì. Chiara, è chiara l'incompetenza, perché io adesso faccio un esempio molto lampante, che testimonia o l'incompetenza o la malafede. Allora, avete visto Juventus-Milan? No? Perché si dice sempre, perché lo dicono sempre i giornalisti, dice Spalletti, poi lo dicono alcuni tifosi, Spalletti soffre di fenomenite. Benissimo. Avete visto Juventus-Milan? Sì, certo. Ok. Allegri parte con Barzagli, terzino destro, nella difesa a 4. Sì. Che succede? Che De Lofeu se lo mangia su quella fascia, tra l'altro nasce il gol del Milan da quella fascia. Allegri capisce di aver sbagliato, tant'è che fa giocare Lichtsteiner all'inizio del secondo tempo e l'era Barzagli, poi la Juventus vince e finisce tutto in baracca e burattini, no? Allora, quello che voglio dire io, qual è l'incompetenza o la malafede? Che nessuno dice niente, e nessuno avrebbe detto niente anche se la Juventus avesse pareggiato, e questo è il discorso, perché Barzagli terzino destro non si è mai visto in carriera, manco quando giocava al Palermo. Nainggolan fantasista, giocava nel Piacenza all'inizio della carriera, quindi i fenomeni sono altri, non è Spalletti. Spalletti possiamo dire che è uno che ricicla, reinventa, ci studia fino a notte inoltrata come far giocare un giocatore, magari sì, gli cambia anche ruolo, ma in una posizione consona, lo spiega poi dopo lui, perché Spalletti, cioè, ti fa rimanere a bocca aperta quando ti spiega qualcosa di pallone, ma non è uno che soffre di fenomenite. No, perché allora Allegri che fa giocare Barzagli terzino, che? Ma no, e nessuno ha detto niente, è questa la malafede barra incompetenza dei signori della carta stampata, che si permettono laddove non possono attaccare tatticamente Spalletti, perché è inattaccabile, 111 punti in 48 partite da quando è venuto a Roma, si permettono anche di coalizzarsi fra di loro e di giocare pesante, sporco, sugli insulti alla persona. Stanno cacciando un allenatore da Roma e questa è una vergogna. Condivido. Un allenatore che ama Roma. Lo stanno cacciando e poi fanno passare Spalletti per quello che ce l'ha con loro e deve fare il protagonista. Sì, ma poi, di che cazzo stava a parlare? Ma poi alcuni nomi tipo Stefano Agresti di Radio, insomma, continua a sostenere che, insomma, che Spalletti è già dato alla Juventus, che sta pensando, certo, alla Juventus. Anche Mario Corsi non ha avuto parole buone fin dall'inizio, insomma, per Spalletti. Dubaldo, insomma, con il suo giornale ha portato avanti la, più che la battaglia per il rinnovo di Totti, direi proprio l'antagonismo dello scorso anno tra Totti, anzi il finto antagonismo dello scorso anno tra Totti e Spalletti. Voglio dire, ci sono persone che parlano male di Spalletti dall'inizio e non sempre nel merito, ecco. Questa il Corriere è dello Sport, il Corriere dello Sport, uh-huh, è stato un fautore di quelli che sostenevano anni fa che Totti era un mangia allenatori assieme a De Rossi, e questo non è un mistero, basta andarsi a riguardare gli articoli, quello che hanno fatto. Il Corriere dello Sport è lo stesso giornale che l'altro anno, quando Totti ha fatto la doppietta in Roma-Torino, ha scritto: Totti ha purgato Spalletti. Sì. E non solo,
lo ritenevano un ex giocatore già a 30 anni, adesso pretende